Sperimentare e mettere a punto un modello di intervento per valorizzare il potenziale turistico dei siti UNESCO del Sud Italia è lo scopo dell'Associazione Province UNESCO Sud Italia, una rete tra i territori del Meridione che ospitano un sito UNESCO, realtà ora presieduta dal sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, nominato presidente dell'associazione al termine dell'assemblea svoltasi a Roma. Tra i principali obiettivi il miglioramento dei servizi al turismo per accrescere i flussi di turisti, facendo leva sulla valorizzazione culturale e sulla maggiore accessibilità del patrimonio culturale UNESCO. Devo dire che insomma, c'è stata una convergenza da parte della provincia di Matera, da parte del presidente della provincia di Matera, da parte della città metropolitana di Bari. Io sono onorato, insomma, hanno voluto che fossi io il presidente, insomma, e quindi diciamo, ho sposato questa loro volontà. Beh, insomma, è un progetto importante perché vede tantissime province meridionali, tantissime città metropolitane, insomma, nel CDA siede la città di Bari con l'assessore alla cultura, quindi il sindaco De Caro, che è anche presidente dell'ANCI, c'è il presidente della provincia di Matera, c'è il sindaco di una città siciliana, ci sarà un direttore tecnico della città metropolitana, di Palermo, probabilmente farà parte del CDA anche Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo. C'è una squadra di tutto rispetto che, come dire, sta ponendo le basi per il Meridione. Sono progetti chiaramente che vengono da fondi europei e che sono da spendere chiaramente sulla cultura e sul rilancio dei siti UNESCO, insomma, ecco, quindi questa è la prospettiva, questi progetti.